Buongiorno, buongiorno a tutti e bentrovati. Oggi, nonostante le previsioni del tempo e tutte le cose che sono successe ieri, mi fa piacere di vedere comunque un discreto numero di partecipanti. E quindi innanzitutto un ringraziamento e un saluto a tutti coloro che sono presenti in sala. Questo convegno sul Network Nazionale della Biodiversità è stato un evento fortemente voluto da noi come Ministero e da ISPRA. Saluto la dottoressa Emi Morroni e l'ingegner Bonci che sono qui in prima fila e con cui condivido tante tematiche sulla biodiversità, dall'istituzione dei nuovi parchi al percorso per le aree marine protette. Veramente sono tante le tematiche con cui noi lavoriamo. In sala c'è anche il dottor Spina, che dopo farà un intervento. In questi giorni ci stiamo occupando anche di un tema delicato che è la revisione dei key concept, e quindi stiamo veramente, la nostra collaborazione con ISPRA è una collaborazione a 360 gradi ed è una collaborazione proficua, perché ci consente di mettere a sistema il meglio di quello che l'istituto esprime con le sue professionalità, e noi che siamo la parte, diciamo, amministrativa e di gestione dei procedimenti. Il direttore Bratti, come diciamo già ISPRA mi ha rappresentato, per varie questioni oggi non può essere qui presente, però come ho detto ISPRA è ampiamente rappresentata. E comincio proprio a parlare facendo questo riferimento a ISPRA, perché quando noi abbiamo cominciato con il Network Nazionale della Biodiversità, e vedo il professor Sbordoni con cui abbiamo condiviso una prima fase, diciamo, di implementazione, questo network nasceva contemporaneamente all'implementazione della governance sulla strategia nazionale della biodiversità. L'Italia, come sapete, a differenza della Francia, ad esempio, ma anche di altri paesi, non si è dotata di una legge sulla biodiversità. La Francia si è dotata di una legge, ha fatto anche ora con Macron un nuovo piano sulla biodiversità, e quindi molto spinto, cioè permea molto la legislazione nazionale francese il tema della biodiversità. Noi come Italia nel ormai lontano 2010 scegliemmo questa via, oggi si direbbe di soft law, sapete che ora piacciono sempre queste parole inglesi, linee guida, cioè un livello meno con meno forza, diciamo, da un punto di vista di vigore di legge, ma che comunque ha un impatto sui soggetti gestori. Forse l'idea di una soft law non è sbagliata quando uno si trova davanti, dal punto di vista gestionale, un'amministrazione multilivello e anche soggetti che non sono solo soggetti dell'amministrazione pubblica, no? C'è tutto il mondo scientifico, ma abbiamo visto anche che c'è il mondo dei cittadini, poi vedremo meglio il programma. Allora, forse muoversi più in una logica di una strategia nazionale, di una linea guida, eccetera, può essere un modo per avvicinare le diverse dimensioni che non sono necessariamente legate dal vincolo di un'applicazione, diciamo, di una norma. Comunque la scelta del 2010 fu questa di fare una strategia nazionale per la biodiversità con una governance che si struttura attraverso il Comitato Paritetico della Biodiversità, comitato a cui siede, oltre che al Ministero dell'Ambiente chiaramente, una serie di amministrazioni centrali, numerose, e, cosa più importante, il livello regionale, perché la gestione poi dei siti Natura 2000 e quant'altro è assegnata alle competenze della regione. Però tutto questo di per sé non era, diciamo, sufficiente, per cui fin dall'inizio
si pensò a questo tema di creare un network nazionale della biodiversità. Qual era il valore aggiunto, la pensata? Cioè, se mi prende il telefono è qualcosa di incredibile, perché di solito qua non prende niente. Aspettate, infatti uno non funziona per niente. Questo, scusate, eh. Però mi pare che ora abbiamo il wifi, ma non saprei darvi informazioni più dettagliate. Allora, tornando a noi, qual era l'innovazione di questo network della biodiversità? L'interoperabilità dei dati. Cioè il fatto che si potesse mettere a fattor comune dentro questo tema del network uno scambio di dati, di informazioni, di dati scientifici, dati raccolti. E nella fase iniziale ci sono stati un po' di problematiche. Abbiamo cercato di lavorare con i protocolli d'intesa, sono stati stipulati molti protocolli d'intesa con l'allora Corpo Forestale, con che ringrazio. Qui in sala, con varie università, con, insomma, diversi. Adesso non ho qui il conto di quanti ne abbiamo sottoscritti, però sicuramente un buon numero. Ma anche questa fase iniziale di accordi, di collaborazione, di spiegazione del fatto che i dati non perdevano la loro autenticità, paternità rispetto a chi li aveva fatti, a chi li aveva elaborati, eccetera, eccetera, scontava sempre una difficoltà in termini di messa a fattor comune. Ecco che prendemmo la decisione, già stavamo una collaborazione forte con ISPRA, di fare un passo ulteriore in avanti. E abbiamo reso attraverso, ve l'ho detto oggi, è qualcosa, non so, deve piovere, perché questo telefono non mi prende mai qui, l'ho anche abbassato la suoneria, però nonostante questo. Di lavorare con ISPRA in un modo, diciamo, più significativo, proprio per cercare di dare sviluppo ad una maggiore applicazione di questo modello di collaborazione per lo scambio dei dati, anche perché veniva fuori un altro punto nell'evoluzione dal 2010 a oggi, che era il tema dell'applicazione della direttiva Inspire, che nasceva in quello stesso contesto, ma che poi negli anni successivi ha avuto un ulteriore sviluppo ed implementazione. Quindi il tema di rendere omogenee, condivisibili le informazioni sui dati europei anche all'interno dell'Unione, dei dati, scusate, scientifici all'interno dell'Unione Europea, diventava un tema anche questo fondamentale. E poi anche quello che abbiamo fatto attraverso le direttive, diciamo, ministro ai parchi nazionali sulla conservazione della biodiversità attraverso progetti specifici, eccetera, hanno evidenziato sempre di più questa mole di argomenti e di conoscenza che era utile sviluppare. In questo, diciamo, excursus di rapporti, di collaborazione tra noi, ISPRA, il network, eccetera, è anche occorso il cosiddetto collegato ambientale, cioè la legge del 2015, che per la prima volta, come sappiamo fare noi in Italia, cioè prima non abbiamo avuto mai una normazione specifica sulla biodiversità, vi ho narrato che l'approccio è stato quello di fare una strategia nazionale per la biodiversità, abbiamo fatto una legge dove abbiamo previsto un obbligo annuale, al 28 di febbraio di ogni anno, di redigere un rapporto sul capitale naturale in Italia. Allora, è la stessa cosa della strategia della biodiversità? No, perché il rapporto sul capitale naturale ha un'aspettativa più ampia, cioè ha quella di dire: studio lo stato di conservazione del capitale naturale, vedo che impatti hanno le politiche di settore, addirittura con uno sviluppo di una modellistica ex ante ed ex post degli impatti sul capitale naturale, e ci abbino anche un meccanismo di armonizzazione dei conti, cioè per evidenziare come spendo, quanto spendo per mantenere e diciamo ripristinare
il capitale naturale, ma è chiaro che la fetta di informazioni legata alla biodiversità è un punto fondamentale. Infatti, nei primi due rapporti, che se non avete avuto occasione di leggere, vi invito a leggere perché sono molto, diciamo, interessanti per la prospettiva che pongono. Il primo perché fa un po' un punto della situazione rispetto a un adempimento assolutamente innovativo, e il secondo perché chiaramente si pone in una logica più matura di chi ha già fatto alcune considerazioni e che quindi vuole, in qualche modo segna nuovi obiettivi. Allora, i due rapporti, sia il primo che il secondo, pongono quindi alla necessità, anche evidenziano anche quelle che sono le raccomandazioni, gli approfondimenti, cioè i temi che vanno ancora di più sviluppati. E tra i vari temi che vengono citati rispetto alle finalità di questo rapporto, dove, attenzione, nel comitato siedono praticamente tutti i ministri, credo che forse ne mancano un paio, ma insomma la compagine è quella, e più sono individuati esperti dalla Banca d'Italia, dall'Istat, dall'ISPRA, ancora una volta abbiamo fatto anche lì un grande lavoro, un grande supporto. La Banca d'Italia l'ho detto, il CNR certamente, diciamo che anche in questa prospettiva più matura del rapporto sul capitale naturale viene evidenziato la necessità di completare la mappatura e la valutazione dello stato degli ecosistemi e dei loro servizi, quello di individuare la qualità dei livelli, diciamo i livelli minimi di qualità degli ecosistemi al di sotto del quale i servizi ecosistemici ne hanno, sono gravemente compromessi, e anche una valutazione del grado, diciamo, di rischio a cui sono sottoposti gli asset del capitale naturale. Dallo stesso tempo, questa struttura di informazioni aiuta rispetto al consolidamento di un'analisi economica che ad oggi non è esattamente tarata su queste dimensioni, perché adesso non vi voglio annoiare, però già la nostra Ragioneria Generale dello Stato sono diversi anni che fa un esercizio che si chiama ecobilancio ed ecorrendiconto, dove sostanzialmente riclassifica la spesa attraverso dei sistemi di conti satellite che si chiamano CEP e CRUMA, cioè riclassifica le spese che noi abbiamo nei vari bilanci, nei vari stati di previsione, diciamo, dei ministeri, per evidenziare quant'è la voce di spesa pubblica che va verso il tema dell'ambiente o, diciamo, più in generale dell'ambiente, e più spiccatamente sulla missione sviluppo sostenibile, che è la missione del bilancio dello Stato che caratterizza le spese per l'ambiente. Allora, perché faccio questo discorso un po' di inquadramento generale? Perché il tema del network diventa un tassello fondamentale rispetto al fatto di acquisire più informazioni ad un livello più capillare possibile in una matrice più grande ancora, che è quella poi che è considerata rispetto al tema della conservazione e della, diciamo, del valore del capitale naturale. In più, il vantaggio del network è quello di prendere tutte le migliori acquisizioni dal punto di vista della ricerca, dei progetti. Vedo anche, appunto, nel programma abbiamo inserito anche il discorso del Life Watch su cui stiamo lavorando, abbiamo, diciamo, dato una collaborazione, e per il Life Watch il network è anche qui un'esperienza interessante. Quindi è un lavoro che va avanti da molti anni. I risultati dal mio punto di vista ancora non sono all'ottimo, perché probabilmente c'è da una parte un fatto culturale, quello di mettere a fattor comune determinate analisi, studi, eccetera, e quindi ragionare in una logica dove la comunità scientifica si apre
in una dimensione di condivisione dei dati, ma non solo la comunità scientifica, ma anche gli enti gestori delle aree protette, ma anche, diciamo, no, la parte di quello che oggi si chiama citizen science, insomma, che è un altro filone molto, molto interessante. Ma perché questo livello di conoscenza ci aiuta rispetto a che cosa? A quello che dovrebbe poi puntare, a cui dovrebbe tendere uno strumento come il rapporto sul capitale naturale. Cioè quello di dire, se noi conosciamo le dimensioni e la quantificazione delle risorse, delle potenzialità, della situazione, dello stato di conservazione della biodiversità e quindi l'altra faccia della medaglia, cioè il tema del ripristino, questo ci può essere molto utile anche sul tema della programmazione dei fondi. E chiaramente non è un tema banale, perché sappiamo benissimo che i fondi per la natura, sempre di più dal lato del punto di vista della Commissione europea, sono inquadrati sul tema dei LIFE, per quanto ci riguarda direttamente, e che oggi c'è un interessante riforma, diciamo un nuovo regolamento sui LIFE che prevede una quota di finanziamenti dedicata ai cosiddetti SNAPs, cioè sorta di grandi progetti dove ci può essere una collaborazione sana tra le istituzioni a più titolo interessate e con partner di tipo diverso, aventi tutti lo stesso obiettivo, cioè quello di mettere a sistema progetti che possono essere sia per la valorizzazione dei cosiddetti servizi della natura, servizi ecosistemici, di cui abbiamo avuto una, diciamo, delega che non ha avuto poi la sua attuazione in una legge, perché la legge su cui confluivano era quella della riforma della 394, che poi non ha raggiunto il suo, diciamo, momento finale di approvazione, ma il collegato ambientale ha declinato anche questo tema dei servizi ecosistemici. E da un'altra parte, l'altro tema su cui questi grandi progetti e LIFE possono essere utilizzati sono anche appunto sperimentazioni volte alla conservazione, ma anche al miglioramento, al ripristino, perché d'altra parte quello che abbiamo imparato da quando è stata adottata l'agenda sullo sviluppo sostenibile, sui goals 2030 eccetera, quello che viene sempre più all'evidenza, che ce lo diciamo sempre ogni qualvolta abbiamo occasione di incontri come questo, è che ci viene restituita un'informazione a livello globale, che dove la qualità dove la biodiversità è meglio conservata, mantenuta, studiata, conosciuta e soprattutto mantenuta ai livelli, diciamo, ottimali, migliora la qualità della vita, si affrontano problemi significativi quali il tema dello spreco alimentare, della fame, del benessere delle comunità, delle città. Potremmo rileggere o proiettare quella slide che sempre viene proiettata nei convegni, no? Dove si vedono tutti i goals e i target che sono connessi. Allora, il tema della biodiversità, del mainstreaming della biodiversità, è sicuramente un fattore comune a livello globale, quindi non è solo un tema tipicamente italiano o in una dimensione europea, ma è un tema globale. Allora, il nostro network sicuramente può rappresentare un tassello per migliorare questi processi che sono più complessi, perché anche quello che velocemente vi ho accennato sul tema del comitato, sulla necessità di abbinare alla conoscenza, quindi dello stato di conservazione della biodiversità, anche una valorizzazione economica, non è in una logica riduzionista vale 1 milione, 1 ettaro, cioè non è che siamo alle elezioni di Estimo. Quindi sgombriamo il campo da una visione, diciamo, riduzionista del tema. Il tema della valorizzazione economica serve per un ragionamento più ampio in termini di finanziamenti volti alla conservazione e al ripristino della biodiversità, altrimenti scadiamo in una prospettiva
che non ci interessa. Quindi diciamo questo un po', consentitemi, oggi per me è stata l'occasione, incontrandovi insieme, insomma, di raccontarvi un po' da come siamo partiti a quelli che oggi sono gli obiettivi più ambiziosi, dove sicuramente il network può giocare bene la sua partita. Noi questa partita ci siamo sentiti di affrontarla insieme ad Ispra, con il supporto di Ispra, e vedremo bene come e che cosa abbiamo fatto, perché abbiamo pensato che l'Istituto Superiore per la Ricerca ci potesse essere, diciamo, un partner valido e significativo rispetto alla capacità di attrarre il mondo variegato della ricerca. Per questo oggi avremo il dottor Maturani, ci parlerà del valore del network in ragione delle attività più specifiche che noi come direzione abbiamo fatto. La dottoressa Monacelli, perché è il dirigente del Servizio Sistema Informativo Nazionale Ambientale, il SINA, dell'ISPRA, e ci spiegherà come questo matrimonio tra noi e il sistema, diciamo, nella logica di promozione ulteriore del network sia stato sviluppato. Poi avremo il dottor Di Stefano, che è il referente NNB di ISPRA e che ci presenterà, credo, la nuova versione del sito network. Poi avremo una breve pausa e quindi una tavola rotonda che sarà coordinata per la mia direzione dalla dottoressa Eleonora Bianchi, che ringrazio perché è stato il motore di questa attività, no? È vero? Noi ogni tanto ci stalkerizza, a me e al dottor Maturani, su questo tema del network, quindi ha curato tutti i protocolli d'intesa che abbiamo fino adesso siglato e tutti i rapporti con i referenti, quindi la ringrazio e ho piacere che lei oggi faccia questo lavoro di coordinamento. Poi avremo il dottor Spina, sempre ISPRA, sulla parte, diciamo, dati che afferiscono alla biodiversità. Poi abbiamo il dottor Andrea Sforzi dell'Associazione Europea di Seed and Science, il professore Stefano Martellos dell'Università degli Studi di Trieste, a Torre il professor Fabio Torre, che però non vedo, eccolo, si è seduto in fondo, non l'avevo visto, che dell'Università degli Studi di Roma Sapienza, che ha seguito con noi molti progetti, anche lui è uno, diciamo, della prima ora su questo argomento, e poi la direttrice della tenuta di Castelporziano, Giulia Borella, che ringrazio di essere qui, il dottor Mason del Centro Nazionale Biodiversità Forestale Bosco Fontana, in rappresentanza del CUFA, e anche con loro abbiamo lavorato fin dall'inizio con molti progetti, altri ne abbiamo attivi proprio per la loro ricerca, e il professor Valerio Sbordoni per l'Accademia dei 40 Life Watch Italia, che ha seguito con noi il network fin dall'inizio. I lavori termineranno intorno alle 13:30, cosa più, cosa meno. E quindi, insomma, abbiamo un programma ricco e quindi non voglio togliere altro spazio alla discussione e passerei alla parola al dottor Maturani e poi alla dottoressa Monacelli per chiudere, diciamo, questa prima fase con poi la presentazione del sito. Grazie.